leggere una poesia così come scriverla è un atto vitale, è uno specchio, ha una funzione, non dico consolatrice, ma sicuramente mette in atto un processo che è sia di pathos, cioè di emozione, sia di logos, cioè di riflessione. Si chiama Il tempo che trasforma, il libro di poesie di Patrizia Fazzi, presentato presso il Circolo Artistico di Arezzo. Il tempo che trasforma, perché questo titolo è di una poesia che 2 anni fa vinse un primo premio. E allora sentii che doveva essere questo il titolo, anche perché una delle tematiche principali del libro, che ne ha varie, è proprio quella dello scorrere del tempo, dell'appiattirsi, dico io, degli scalini dei mesi, dell'essere giunta, io con tante persone che mi sono amiche, care, in un momento della vita in cui si vedono le cose in una prospettiva diversa. E quindi si vedono tutti i cambiamenti nel bene, nel male, dovuti sempre a una scelta, che ci sono stati, sia fisici che morali. Però in questo tempo che trasforma si può in qualche modo vincere o perlomeno allentare la sua opera, che può sembrare un'opera disgregatrice, attraverso qualcosa che rimanga. E quello che può rimanere sono certi valori che si trasmettono, in cui crediamo e che cerchiamo di trasmettere agli altri, e sono delle opere, delle composizioni d'arte, di musica, di letteratura o di altro genere di arte, che possono in qualche modo lasciare un segno. Il libro, con la prefazione di Paolo Ruffilli, è strutturato in 5 sezioni con titoli legati al tema della danza e si è classificato primo al premio Massa Città Fiabesca 2021. Questo libro ultimo è straordinario perché riprende in parte alcune cose del passato, alcune poesie che a lei piacciono molto e le ha volute far rivivere in un certo senso, poesie che risalgono addirittura a 10 e anche 15 anni fa. E poi ci sono le ultime poesie, quelle nuove. E quindi questo libro, in un certo qual modo, è un testamento spirituale, è una summa di tutto quello che rappresenta la poesia per la nostra Patrizia.